Ciao ragazze e ciao ragazzi, bentornati sul mio canale e benvenuti a tutti i nuovi iscritti. Sono contentissima, piano piano il canale sta iniziando di nuovo a crescere un pochino. Perdonatemi questo rumore, ma sono le tapparelle che sbattono perché si è alzato improvvisamente il vento, ma è un vento caldissimo. Io sto sudando, sono appena tornata da lavoro, quindi bando alle ciance. Non so quanto si sentirà questo rumore, ma non so cosa farci, non posso morire di caldo perché se chiudo le finestre veramente mi squaglio. Questo è il video dei prodotti finiti del mese di giugno. Cercherò di andare molto molto rapida perché, ripeto, sto morendo di caldo. La luce è quella che è perché ci sono le tapparelle abbassate e la ring light non è aperta perché altrimenti vedrete la morte in diretta. Allora, il primo prodotto che ho finito è questo doccia dopo sole della Saponaria. Io questo l'avevo trovato nella Rebel Box dell'anno scorso, dell'estate scorsa. L'ho utilizzato, è molto buono. L'odore non mi fa impazzire. Ha un odore abbastanza pungente, però lava bene, non lava via l'abbronzatura, quindi è veramente molto buono. Qui c'è scritto Amica del mare, all'aloe, lime e calendula. Poi, terminato questo scrub, diciamo, questo peeling del Dottor Organic, non lo definirei uno scrub perché, cioè, praticamente a mio avviso questa cosa non fa assolutamente nulla. È una crema lavante, con dentro questi, non so se si riescono a vedere, devo togliere la confezione per lavarla bene, questi pallini. Eolo si è arrabbiato tutto così di colpo, peccato che il vento è bollente, ma non fanno assolutamente nulla perché sono veramente pochi questi granelli e non aderiscono perché appunto la consistenza di questo prodotto è molto cremoso, quindi non riescono a fare attrito, ad aderire, quindi a mio avviso non fa nulla. L'odore è buonissimo perché è cioccolato allo stato puro, ma assolutamente come scrub non ve lo consiglio. Poi ho terminato due di questi bagnoschiuma, insomma, della Sienna Tour, alla rosa canina, rosa selvatica, rosa canina, e mi piacciono, costano poco e li utilizzo. E per chi mi domandasse, come ogni video, ma quanti bagnoschiuma consumi? Calcolate che io vado al mare ogni giorno da quando è scoppiato il caldo e andiamo al mare io, Antonio e la bambina, quindi sono 3 docce al giorno. Cioè, 3 docce, io, Antonio e la bambina. Quindi il bagnoschiuma va via, che è una bellezza, ovviamente. Quindi ho terminato questi altri bagnoschiuma. Poi ho terminato questo shampoo, sempre della Sienna Tour, senza infamia e senza lode. È uno shampoo che sì, non mi crea problemi, mi piace. Anche se ora ho comprato da Francesca, l'avevo fatto vedere nelle storie di Instagram, uno shampoo solido dell'Ethical Grace. Francesca, per chi non lo sapesse, è Lady Misha. Vi lascerò il link al suo canale qui nelle schede. Francesca ha una bioprofumeria bella che si chiama La Dama Verbena, è super gentilissima e super preparatissima, ve la straconsiglio, fa spedizione anche in tutta Italia e quindi mi sono fatta consigliare da lei uno shampoo solido perché appunto facendo la doccia tutti e tre ogni giorno e poi volevo uno shampoo che non mi creasse tanti problemi al cuoio capelluto e devo dire con questo dell'Ethical Grace mi sto trovando veramente molto molto bene. E poi ve ne parlerò ovviamente in un video dei prodotti finiti nello specifico. Poi, terminato questo gel d'aloe che io avevo preso nell'erboristeria sotto casa e della marca appunto dell'erboristeria che è questa, Linné, è uno gel d'aloe vero al cosmetico biologico, vero al 98%.
cioè puro al 98%, sono 200 ml di prodotto. Io questo lo utilizzo come dopo puntura e come dopo sole e devo dire che è un ottimo prodotto. Al momento non l'ho riacquistato perché ho tante altre creme da smaltire, se non le smaltisco come dopo sole non saprei proprio come smaltirle in maniera diversa. Poi vi faccio vedere questo che è uno spazzolino al bambù che ho trovato in una Rebel Box, ma l'ho cestinato perché non sopporto il legno in bocca, è una sensazione che mi dà volta stomaco, cioè non riesco ad utilizzare lo spazzolino in bambù, mi dispiace, è un mio limite, ma dà fastidio. Anche al Salone del Libro ne avevamo parlato appunto con, io ancora non l'avevo provato, ne avevamo parlato appunto con Lady Misha e con Betty, e Betty diceva questa cosa, io infatti parlandone le avevo detto no, non lo so, ancora non l'ho provato. Devo dire Betty che non so se vedrai mai questo video, però avevi ragione, anche a me da questo effetto. Non lo so che cosa sentite voi in questo momento, ma veramente. Ho terminato questo latte detergente di Anthos, questo è il boccione, è fantastico, io l'ho proprio terminato tutto, mi è durato forse un annetto, se non un anno, parecchi mesi, 8-9 mesi sicuramente. È un latte detergente stupendo, strucca benissimo, velocissimo da utilizzare. Io altro non facevo che prendere un po' di latte detergente, metterlo su tutto il viso e sugli occhi, stendevo con le mani, dopodiché andavo a bagnare il pannetto in microfibra e struccavo, veniva via tutto. È super economico perché mi sembra che costa intorno ai 6 euro, super economico, quindi strucca benissimo e al tempo stesso, oltre a struccare, idrata molto bene la pelle, quindi essendo un latte detergente cremoso, la vostra pelle soprattutto in inverno ringrazia tantissimo. Io al momento ho una pelle abbastanza normale, normale a volte su qualche zona mista, però da quando utilizzo una skincare biologica, e ora è un bel po', la mia pelle si è normalizzata. Altro prodotto che ho terminato, ce la posso fare, è questo solare della BioHearth. Questo l'avevo comprato ad Eboli da Cosmobio, alla profumeria di Antonella, la bioprofumeria di Antonella. Ho amato questo solare, tanto è vero che l'ho riacquistato, e l'ho riacquistato appunto da Francesca, me lo sono fatta mandare un'altra confezione, e questo è con SPF 50, protezione molto alta, senza profumi ed è water resistant, quindi devo dire che è vero, resiste all'acqua. E questo lo utilizziamo io e Rosa. Antonio aveva ancora un po' di crema di Alchimilla che avevamo aperto a fine estate, e adesso sul punto di arrivo anche quella, e l'abbiamo terminato. È veramente un ottimo solare. Io come solari bio o comunque con un buon inci avevo provato quelli di Alchimilla, e questi sono nettamente superiori, si stendono benissimo. Io poi sulla spiaggia utilizzo quello spray della Naturs per ritoccare, però io non sto ritoccando affatto il solare e devo dire non mi sono scottata e ho preso un po' di colore rispetto al solito, al mio pallore naturale. Terminato questo altro shampoo della Mater Natura, questo è per cute sensibili al fiordaliso. Questo shampoo mi piace sempre tantissimo, però onestamente avendo un costo, perché questo shampoo costa più o meno 8-10 euro, non ricordo, questo l'ho comprato qui a Catanzaro nella bioprofumeria di Sabrina, la mia amica Sabrina, che si chiama Artsan. Mi piace questo shampoo tantissimo, delicatissimo sulla cute, lava bene,
però quello dell'Ethical Grace mi sta piacendo ancora di più. Tra parentesi, all'interno di quello dell'Ethical Grace, se non sbaglio, c'è anche il balsamo che non ingrassa assolutamente i capelli, però li rende abbastanza morbidi. Terminato questo risciacquo acido di Mater Natura, questo mi era stato omaggiato quando feci l'evento appunto da Sabrina, da Mater Natura e da Sabrina, dalla bioprofumeria Artsan. Questo è un risciacquo acido ai capelli al geranio rosa. Non mi è piaciuto assolutamente, non mi piaceva, non lasciava i capelli lucidi e onestamente non mi piaceva. Io come risciacquo acido prima di questo avevo utilizzato quello di Sentifolia all'aceto di lampone, quello è il mio risciacquo acido al momento preferito. Questo l'ho provato ma non mi è piaciuto, anzi mi dava l'impressione di andare a seccare leggermente i capelli. Poi io quest'anno con i capelli non ho avuto un bellissimo rapporto, avete visto che li ho tagliati e non sono ancora decisa, perché ho deciso di ricrescerli perché non mi riesco a vedere con i capelli corti, quindi va bene così. Comunque questo risciacquo acido non mi è piaciuto. Poi terminata, ecco questa, avevo conservato anche lo scatolino, che è un'acqua floreale di Dab. Io adoro le acque floreali, io le utilizzo come tonico o come idrolato, se devo mettere qualche maschera in polvere eccetera eccetera, hanno mille usi, o come si possono utilizzare per diluire lo shampoo, insomma hanno mille usi. Questa acqua floreale nello specifico era quella alla betulla, che ora non so, ecco, sia la betulla, l'acqua floreale di foglie di betulla è tonificante e purificante, indicata per pelli miste e grasse, ha proprietà astringenti, aiuta a normalizzare le zone grasse rendendo la pelle liscia e donandole una sensazione di comfort. Devo dire che è veramente ottima, io ho adorato queste acque floreali di Dabba, ora ho in uso quella alla menta, che ve lo dico a fare con questo caldo, è il top. E utilizzandole come tonico a mattina e a sera io mi trovo benissimo. Poi terminati tre di questi fango corpo talasso dei provenzali, è un buon prodotto. Ora avevo queste mini taglie, al momento sto utilizzando il boccione, cioè la confezione così per intenderci, è un buon fango, ma preferisco, io l'anno scorso, due anni fa, avevo utilizzato, forse più di due anni fa comunque, avevo utilizzato quello di Geomar, che era fango e scrub, e devo dire che secondo me era leggermente meglio rispetto a questo. Quello di Geomar ricordo che mi pizzicava tantissimo, mi dava tanto fastidio, però aveva un risultato, cioè la pelle era più compatta. Questo sinceramente grandi risultati non ne ho visti, e quando ce l'ho indosso non sento assolutamente nessuna, non mi punge, non fa niente, non pizzica, non fa nulla, non lo so. Terminate anche la carta igienica, questa qui della Fria imbevuta, questa io ce l'ho sempre in borsa, è biodegradabile, biodisgregante e assolutamente la adoro, però ancora devo ricomprarla. Terminato un altro scrub, questo qui tutto pieno di peli, che schifo, Marisa che si infila nelle buste e perde peli come se non ci fosse un domani in questo periodo. Questo me l'aveva mandato Martina Sacco, del canale appunto Martina Sacco, e questo è di Frank Body, penso sia questa la marca. Questo lo potete reperire da Sephora ed esce come... è uno scrub, sembra del caffè in polvere, come ecco gli scrub seri, come tutti gli scrub seri, e ha un odore buonissimo, io ci sento sempre il caffè, la cioccolata in questi scrub. Io questi scrub che sono proprio in polvere li unisco con l'olio di mandorle e poi faccio uno scrub bello
strong sul corpo e li adoro assolutamente. Questo è un ottimo scrub. Poi, terminato questo detergente all'oliva e alla prugna per pelle sensibile di PHB. Io questo l'avevo trovato in un cofanetto. Allora, i prodotti di PHB, alcuni mi piacciono, altri un po' meno. L'odore di questo era fantastico. Anche l'odore di questi prodotti di PHB, alcuni hanno un odore molto forte, molto particolare, molto pungente che non gradisco, tipo la crema. Questo aveva un odore particolare, però non mi dava fastidio, ecco. E questo mi è piaciuto molto, anche se all'inizio, quando ho fatto il cambio di detergente, qualche problemino è uscito, qualche brufoletto è uscito. Però questo a me capita spesso, quando vado a cambiare il prodotto, a volte la pelle toglie qualche imperfezione, ma penso sia normale appunto per il cambio prodotto. Però questo detergente è indicato per pelli molto sensibili, anche per persone che hanno eczemi, e devo dire è veramente molto molto bello, grazie, molto molto, perché quella di prima non bastava. La terza no, devo dire che è molto buono, ha una consistenza lattiginosa, quindi è anche una coccola quando si va a stendere sul viso, perché è molto idratante, è abbastanza idratante, insomma, non va assolutamente a seccare la pelle. Poi, terminata questa saponetta della Saponaria al mirto e l'uva rossa, diciamo che questo sapone non mi è piaciuto perché io utilizzo il sapone solido oramai, non utilizzo quasi più il sapone liquido per le mani, ce n'è uno sul lavabo, ma per gli ospiti, insomma, per quando viene qualcuno, o per la bambina, perché è più pratico per la bambina utilizzare quello liquido. Io e Antonio abbiamo le nostre saponette, preferisco avere una mia saponetta, mi dura di più, e sinceramente il sapone mi dà l'idea di mano più pulita. Questo sapone però non mi è piaciuto tantissimo, perché questi saponi della Saponaria, a parte che questo si è consumato in non nulla, e poi era diventato tipo viscido, tipo molliccio, tutto, non mi è piaciuto. Ho terminato il top coat della Essie, questo è uno dei miei top coat preferiti, mi fa durare lo smalto veramente tantissimo tempo. Ne ho un altro, ora ne sto utilizzando un altro, questo è finito perché, cioè, è diventato una colla, ma a parte che penso proprio non ce ne sia più, no, oddio, forse qualcos'altro c'è, però è colloso. Comunque, questi ve li straconsiglio. Qui a Catanzaro, da me, io li ho trovati da Senese, che è una catena appunto di negozi che vende prodotti per la casa e per la persona, ed erano scontati, se non sbaglio, a 6 euro, e ne avevo fatto scorta, però mi è rimasto l'ultimo. Poi, terminata questa crema che è per il corpo di Dottor Organic al miele di Manuka. Questo era per il corpo, era appunto scritto skin lotion. Io l'ho utilizzata come crema a mani da borsetta, vedete che è finita e vedete che è molto molto piccola. Quindi in realtà questa l'avevo portata al lavoro e l'ho utilizzata come crema a mani, e devo dire che ha fatto il suo lavoro. Buon prodotto, sicuramente non andrò a ricomprarlo, quelli erano i residui dei regali che avevo ricevuto l'anno scorso al compleanno. Poi ho terminato questa crema di Delidea, questa crema gel per gli inestetismi della cellulite al pepe rosa e lime. Io questa avevo presso, mi sembra, il cofanetto, che era crema siero, perché ho finito anche il siero, perché eccolo qui, e non so se c'era qualche altra cosa, forse erano soltanto crema e siero. Comunque va bene così, ho terminato sia la crema che il siero, devo dire che sono due prodotti che mi sono piaciuti tantissimo. Allora,
sicuramente non sono prodotti, sono prodotti che appunto sono anticellulite. La crema è drenante e rassodante, invece il siero è un concentrato riattivante, stimolante, appunto contro gli inestetismi della cellulite. Allora, non gridate ovviamente al miracolo, però con un po' di attività fisica, io soltanto cammino, vado al lavoro, insomma, faccio delle passeggiate, non faccio altra attività fisica, regolandoci un attimino, facendo un'alimentazione un po' più sana, devo dire che la pelle si vede subito che è più compatta, ricompatta tantissimo la pelle, ha un aspetto più levigato, quindi mi sento assolutamente di promuovere questi prodotti. Poi i prodotti dell'Idea non hanno un costo eccessivo e quindi mi sono piaciuti. Come profumo hanno un profumo molto molto fresco, appunto perché sono al pepe rosa e lime, quindi straconsigliati, e questi probabilmente li ricomprerò, non quest'estate perché vi ripeto devo smaltire un sacco di prodotti, che insomma devo smaltire veramente tanti prodotti. Arriviamo poi agli ultimi due prodotti. Il penultimo prodotto è sempre una crema solare, questo era un concentrato protettivo per tatuaggi e nei, se non sbaglio, sì, comunque era di Alchimilla. Io questo l'avevo utilizzato per la bambina, avendo, se non sbaglio, 12 mesi alla scadenza, avevo segnato appunto quando la data di apertura e l'abbiamo terminato. Rosa ha un neo qui sul viso e quindi io questo l'ho utilizzato praticamente tutto l'inverno, primavera e appunto inizio dell'estate, e l'abbiamo terminato. Quest'anno non l'ho riacquistato perché sto utilizzando semplicemente la crema di Bioert, le metto quella perché onestamente essendo entrambi con una protezione 50 fa lo stesso, insomma l'importante è mettere una protezione 50. E, altro prodotto terminato, di questo sono veramente molto fiera perché non so quanto ci ho messo a terminarlo, ma una vita, ve lo posso garantire, una vita, è la cipria di Neve Cosmetics, la Hollywood. Io ho amato questa cipria, vi devo dire che non sto più utilizzando fondotinta, ero passata ai fondotinta biologici in polvere, ma ho notato che proprio la mia pelle, non lo so, forse saranno i pigmenti coloranti, ogni volta che metto il fondotinta mi rendo conto che subito dopo la mia pelle tende a togliere delle imperfezioni. Non lo so che cosa è successo. Fatto sta che comunque avendo una pelle abbastanza normale, con poche imperfezioni soltanto nei periodi clou di noi donne, stavo utilizzando prima che scoppiasse questo caldo soltanto la cipria, e quindi con l'occasione ho terminato questa cipria di Neve Cosmetics, che va ad opacizzare benissimo e leviga tantissimo la pelle, quindi se avete pori dilatati questa cipria leviga alla perfezione la pelle, è trasparente, quindi si adatta perfettamente alla vostra tonalità. E, l'unica cosa, al momento non sto utilizzando neanche la cipria perché con questo caldo onestamente non riesco proprio a truccarmi. Oggi mi vedete truccata leggermente gli occhi, perché appunto per il video mi sono resa un attimino più accettabile, va, diciamo così, però al momento non sto mettendo nulla perché veramente fa troppo caldo, proprio sento l'esigenza di non mettere nulla sulla pelle e di lasciare proprio respirare, e devo dire che questa cosa mi sta aiutando tantissimo, la mia pelle è veramente migliorata tanto e non ce l'ho più grassa come ce l'avevo prima, quindi non lo so. Questa ovviamente è la mia esperienza, non sto dicendo non truccatevi più oppure che sono contro il make-up, assolutamente no, perché no, il make-up è sempre una delle mie più grandi passioni. Ne ho tanto, semplicemente non ne sto più comprando e sto cercando di smaltire quello che ho, e va così, va bene così. E niente ragazze, quindi questi sono tutti i miei prodotti terminati per il mese di giugno. Sono abbastanza, diciamo,
E niente, spero che il video vi sia piaciuto. Fatemi sapere se anche voi avete finito dei prodotti, se avete provato questi prodotti, che cosa ne pensate, se avete un'idea diversa dalla mia. E niente, io vi mando un bacione, ci vediamo alla prossima. Ciao!